Grande successo per la terza edizione di Pesaro Challenge, l'evento che ha coinvolto tantissime realtà sportive del territorio, rendendo così lo sport accessibile a tutti. Decine di migliaia di persone, anche e soprattutto bambini, hanno preso parte all'evento che si è svolto dall'1 al 3 settembre alla Palla di Pomodoro e non solo. Oggi in questa manifestazione l'estate non finisce, continua, oggi i bambini possono godere di tante attività, quelle offerte dai centri estivi ma anche dalle società sportive che spesso nella nostra città ospitano e partecipano all'offerta dei centri estivi estivi da parte dei privati. Una giornata in cui ritrovarsi per genitori, famiglie che molto spesso sono di corsa e quindi non si possono godere anche il bello dell'aggregazione in una giornata di sole e quindi doppiamente soddisfatta per questa iniziativa. Quanto è importante questa manifestazione per il territorio? Questa manifestazione per il territorio è importante, fa vedere ai tanti visitatori ancora presenti in città, ma anche quelli che la abitano, quanto virtuosa sia Pesaro quando si parla di sport, quando si parla di sport accessibili e ancora di più quando si parla di attività educative in senso lato. Sport, intrattenimento serale, convegni e street food per un Pesaro Challenge, davvero interessante. L'idea di questa manifestazione è frutto del lavoro di Francesco Troiani, presidente di Escudo, e della professoressa Rachele Pacifico. Un bilancio positivo per questa terza edizione del Pesaro Challenge. Sì, è stata una tre giorni interessante, molto ricca, e cresciuta rispetto allo scorso anno e con diciamo, obiettivi in linea con Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. Infatti il movimento che abbiamo avuto a Pesaro è stato un movimento interessante, ricco di società sportive, della partecipazione dell'Università di Urbino, scuole, l'esercito, il saluto del Vescovo, insomma è veramente a 360 gradi un evento per la città di Pesaro e per le istituzioni che la rappresentano. E, l'obiettivo adesso è portare la manifestazione anche in altri comuni, come abbiamo iniziato a fare. Il 9, infatti, sabato 9 settembre saremo a Città di Vallefoglia, a Montecchio, nell'area del Palazzo Dionigi, ma abbiamo anche coinvolto le varie strutture, il circolo tennis, il Palazzo Dionigi appunto, il campo da calcio, dove si svolgeranno attività in, diciamo così, delle varie discipline sportive locali. Abbiamo avuto tre giorni non solo di sport, ma anche di buon cibo e anche spettacoli serali. Tre spettacoli, tre serate diverse. Adesso vi daremo l'appuntamento. Ah, mi dimenticavo una cosa importantissima. Abbiamo avuto un bellissimo evento anche di atletica leggera, unico in Italia. Inoltre vi diamo appuntamento, e questo è importante, venite a trovarci sabato 9 settembre a Vallefoglia per il primo Vallefoglia Challenge. Alla terza edizione di Pesaro Challenge presente anche ASI, un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, tra i più importanti d'Italia. Siamo stati felici di partecipare come comitato sia provinciale Pesaro Urbino che comitato regionale Marche, appunto del nostro ente di promozione sportivo che è ASI. Siamo molto contenti delle presenze che ci sono state, abbiamo avuto la possibilità di parlare con tantissime persone e promuovere insomma tutto quello che facciamo nel periodo estivo, ma tanto più anche in tutto il periodo invernale.